Bisogna farlo tutto. E in effetti è una cosa abbastanza curiosa stare su uno scivolo. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti. Qualche giorno fa ho chiamato Stefano Lucidi, il senatore, gli ho detto che avevo un giorno libero perché sono ancora sotto sanzione. La Boldrini mi ha cacciato dalla Camera per 34 giornate, un intero campionato. E avevo oggi qualche ora libera e ci crediamo molto, per cui ho chiamato Stefano e gli ho detto organizziamo subito tre agorà in Umbria, che è una terra bellissima. Salve anche a voi, che state alla finestra, buon pomeriggio. Scendete, venite con noi, dopo. Però intanto hanno un dubbio, perché se non avessero avuto un dubbio non si sarebbero affacciati, che sono delle cose importanti. Dobbiamo inserire dei dubbi, che è quello un po' che stiamo provando a fare grazie a tutte queste agorà, no? Perché se ascolti i mezzi di comunicazione siamo fascisti, sfascisti, squadristi, bolscevichi, comunisti, eversori e potenziali stupratori. È abbastanza normale che il sistema si provi a difendere in questo modo. Io vedo solo degli elementi e mi auguro che possiate da un lato approfondirli e valutare se siano veri o meno, e da un altro lato provare a magari a condividerli e a diffonderli. Io proprio è un anno che sto alla Camera come portavoce e proprio ogni giorno che passo ho più la netta sensazione che già siamo in una dittatura di fatto, una dittatura un po' più subdola, perché le dittature normali hanno un dittatore e tu almeno lo sai che c'è un dittatore, mentre le dittature governative o mediatiche sono molto più subdole, più difficili da smascherare. Però quando appunto scopri che la Presidente della Camera passa tutto il suo tempo a organizzare gli uffici di Presidenza, gli uffici di Presidenza sono le riunioni tra lei e i questori, tra cui appunto quel questore che ha picchiato la nostra collega, durante i quali si dovrebbe decidere la calendarizzazione magari delle leggi o la capigruppo, quella comunque, i lavori della Camera. Ormai gli uffici di Presidenza servono esclusivamente per sanzionare noi deputati del Movimento 5 Stelle. Ieri altri 23 sono stati squalificati per altri 15 giorni lavorativi. Quando tu vedi che si occupa soltanto di questo e a sud-ovest, a 30 metri da dove stiamo seduti noi, si siede un deputato renziano che si chiama Francantonio Genovese, per il quale la magistratura ha chiesto l'arresto perché si è intascato i fondi destinati ai giovani siciliani per la formazione professionale, cioè la magistratura ha chiesto l'arresto, ha chiesto l'arresto. E la Boldrini ancora non calendarizza il voto, perché come sapete deve votare la Camera per far arrestare un deputato, mentre calendarizza esclusivamente uffici di Presidenza per cacciare noi. Quando vedi che a sinistra, a 8 metri da dove stiamo seduti noi, c'è l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra organizzata, a destra si è Cesa diciamo il democristiano di come si chiama, perché poi cambiano, era sciolta civica, poi ha cambiato nome mille modi, e anche lui rinviato sotto inchiesta per finanziamento illecito, una volta arrestato, prescritto. Cioè il quantitativo di indagati in quei siti condannati lì dentro è davvero più alto che a Scampia. Quando vedi queste cose capisci che c'è, o come popolo italiano ci svegliamo, e queste agorà, ci staranno 200-300 persone oggi, oggi che siamo mercoledì pomeriggio qui a Spoleto e siete stati avvisati esclusivamente attraverso la rete qualche giorno fa, cioè queste cose sono miracolose e le dobbiamo, moltiplicare ancora di più. Vi dicevo che è in atto un normalissimo e avviene dovunque tentativo di autoconservazione di una dittatura, è normale.